vita spesa alla ricerca della conoscenza. Una domanda mi logorava. Come è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido, accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, unia malevola, resa senziente da un segnale misterioso, di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto. Capito? Lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà a distruzione e opportunità. Bella grafica, considerando pure che da console. Mi resta poco tempo, Elizabeth. La Terra sta morendo. La gente soffre. Presto morirà di fame. A causa di un sistema di terraformazione fuori controllo. Posso ripararlo solo io. Solo io ho il tuo codice genetico. Tra non molto giungeremo al punto di non ritorno. E poi, la fine. Sto cercando da mesi quello che mi serve. Una copia di Gaia, l'IA che hai progettato per controllare il sistema. Ma ogni indizio che trovo poi non mi porta a nulla. E ogni notte faccio lo stesso sogno. Cammino sotto un vivido cielo notturno, in un campo di fiori. E quando arrivo al centro, vedo te, Elizabeth. Che mi aspetti? Anche se sei morta da un migliaio di anni, per me sei quanto di più simile a una madre. E per un istante mi sento completa.
Ma dura poco. Torno a sentirmi sola. Questo è il tuo lascito, Elizabeth. Non permetterò che svanisca. Quella valle è l'ultima pista da battere. L'ultima speranza di trovare la copia. Farò di tutto per recuperarla. Lo prometto. Varl. È arrivata Aloy, salvatrice di Meridiana, la prescelta dei Nora. Lo sai che odio tutti questi titoli. Beh, è la tua punizione per essere fuggita la sera stessa che abbiamo sconfitto Ade. Io sono un'emarginata, ricordi? Non amo le feste. Sarà. Solo che quella era in tuo onore. Fai tu. Quindi, che facciamo? Sei di fretta, quindi sarà urgente. Esploriamo antiche rovine? Oppure ci occupiamo di questa brutta piaga? Tutte e due, in realtà, ma... è meglio che... Ah, no! Ti seguo da troppo ormai. Tranquilla. Dopo quello che hai fatto per aiutare Inora e la mia famiglia, ti aiuterò per sempre. L'ho giurato. Ti resto attaccato. Come una corteccia. Va bene. Però, se vuoi venire con me, dovrai vedere quello che vedo io. Un focus. Potrò usare la tua seconda vista. Più tardi te ne darò un altro. Ti insegnerò a salvare i dati. Dati? Informazioni nel dispositivo. Ho molto da spiegarti. Ti mostrerò tutto strada facendo. Allora tu vedi sempre così? Da quando ero piccola. Forza. E voglio dire, per essere sempre carico e focus, che funziona? Una batteria nucleare che è piccola quanto un capello. Andiamo? Andiamo. Ora inizia il gioco. Bene, mi sono graffiata un po' venendo qui. Dobbiamo fare scorta di piante medicinali. Sarà la tua prima lezione sull'uso del focus. Benissimo, cominciamo. Queste piante sono diverse da quelle nelle terre sacre. Allora, prendiamole tutte quante. 1, 2, 3, 4, 5. Ho notato che viaggi più leggera del solito. Sì? Sì, venendo qui ho avuto... Allora, cassa di scorte piccola. Chiudi, prendi tutto, prendi. Non so prendiamo chi tutto. Queste funi, ma potremmo usarle per scendere. Esamina la carcassa. Una macchina abbattuta di recente. Chi altro è stato qui? Non lo so. Ma per fortuna abbiamo delle frecce. Più avanti potremmo trovare problemi. Mi sembra giusto. Ah, raccimoliamo la roba, che sennò dopo se finiamo le frecce... Ok.
I tasti mi devo ricordare. Ok, quello è il colpo, ci sta. Perfetto. Allora, tieni le due per mirare con l'arco. E che devo fare? Tieni premuto R2 mentre miri per tendere l'arco, ok? Quando è teso... Ah, hai capito, serviva per... Sì. Ah, non ti preoccupare, non c'è bisogno che lo ricordi sempre. Ricordalo solo quando proprio esagerano. Così è tranquillo. È normale, è normale. Cos'era questo posto? Aspetta un attimo, forse so. Ma è scappata una... No, ma sono impressionato io. No, niente. Che ho trovato, non lo diceva. Vabbè, ma mo... Corriamo tutto il tempo così? Raggiungi le antiche rovine. Dimmi, cosa... Ah, siamo arrivati. Cos'è successo dopo la mia partenza? Beh, la gente si è agitata quando ha capito che te n'eri andata. Ma poi abbiamo pensato che avessi i tuoi buoni motivi per abbandonarci così. Posso entrare qua? E avevate ragione. Oh, esamina. Esamina. Si limita ad avvelenare le piante. Uccide gli animali. Aspetta, ma a chi ti riferisci? A me? Scusami, Federico. Non so se stai parlando ancora con la mia moderatrice o con me. Perdonami, eh. Giù di qua. Ok, mi sa che la direzione è giusta. Ah, però forse devo alzare un po' l'audio di gioco, però, sapete? Giù nell'erba. Alziamolo un po'. Mi sembra un po' basso. Nemmeno io. Ok. Questo è nuovo. Non c'era nel primo. Quelle macchine morte l'hanno allertato. Ah no, allora sì, io sono nel ramo sanitario, lavoro. In particolar modo al momento mi seguo burocrazia. Lavoro d'ufficio, per il ramo sanitario. Sono una sorta di soccorritore. Ah no, porca miseria, mi sono fatto vedere, che stupido. Wow. C'è la miseria, mi sono distratto a parlare, per poco non ci ho rimesso le penne. Stavo per far morire già lui. Alla prima partita. Arriva allora. No, prendiamo tutto. Qualcosa? Sì. Un po' di scorte. Allora, ne arriva un altro. Ah, scusami, ma per stare in ginocchio. Bene, concentrati. Ok. Però se non sbaglio. Ok, sì. Cosa hanno fatto? La visione è un po' diversa. Dopo che me ne sono andata. Beh, appena terminati i festeggiamenti... E non sei degna? Cosa non è degna? Cosa non è degna? Cosa? Chi è non è degna? Il professore ha messo i suoi a ricostruire la città e io sono venuto a cercarti. Allora, prendiamo un pochettino tutto. Perfetto. Un'altra scala. Bisogna rimuovere il fermo. Ce la vediamo noi, aspetta che lo fa lui. Ok. Eccola. Non fa la spavalda che ti dondoli sulla scaletta. Allora, qualcosa mi dice che debbo andare alla mia sinistra, dove il luogo si fa sempre più scuro e pericoloso. Sì. Il primo lo trovai quando caddi nelle rovine. Gli altri li ho trovati di recente. Le scorte fanno sempre comodo. E ti sei abbassata da sola? Che mi suggerisce che per clicca quadrato? L3 mentre ti muovi per scattare. Vabbè, questo lo so. Wow, ciao! Zenith. So che scambiavano tecnologie con Zero Dawn. Fammi vedere se c'è qualcosa di qua. Dovrebbero avere una copia di Gaia. Quando ti fa andare da qualche parte, di solito ci possono essere delle cose nascoste. Vogliono che li avvisiamo che siamo qui. No, non c'è niente di nascosto. Vabbè. Ciao. Aspetta, registrati come visitatrice. Ah, giustamente, se no mica mi fanno entrare. L'identity scan. Ci sono l'agi laser che mi spara, no? Ok. Attenda qui l'intervento del personale. Dottoressa Sobek. Ah, mi ha riconosciuta. Suppongo non andassero molto d'accordo con Elizabeth. Ma... Beh, cerchiamo di entrare. Che c'è qua? Oh, prendi attendere tutto. Attendere l'identity scan. Accesso negato. Come accesso? Credenziali non riconosciute. Eh? Neanche io sono gradito qui. Ah, perché sei tu. Vabbè, io vado avanti, tu resta qua. Cerco una copia di Gaia nelle antiche rovine. Allora devo entrare. Di qua. Dovrei riuscire a forzarla. No, di là è bloccato? Perché qua in questi posti si nascondono le cose segrete. Se... No, non c'è niente. Ok. Allora, forza la porta. Vai. Dai.
Allora. Attrezzi da scalata. Qualcuno si è calato dall'alto. Chi sarà stato? Semina gli attrezzi. Sono recenti. Chiunque l'abbia lasciata qui deve aver abbattuto le macchine di prima. Sicuramente. Ok. Allora, quando c'ho l'inventario pieno mi fermo, perché tra poco, anzi, sai che ti dico? Il fuoco lo eviterei, può darsi che mi fa danno. Campo distrutto. Dovevano essere venuti qui in cerca di parti. Acido. Questo spiega l'odore. E pare che qualcosa di grosso sia arrivato dall'alto. Qua non c'è niente. Ha devastato il campo. E poi ha sfondato il muro. Darò un'occhiata alle macerie in quel varco. Aspetta però, c'è un'altra parte da esplorare. Controlliamo che se c'è qualcosa. Ho trovato qualcosa. Arrivo! Ah, mo me lo fai esaminare. Prima quando volevo fare io no. Quanto mi dà fastidio quando i giochi fanno così. Devi fare determinate cose in ordine, se no, anche se avevi intuito. Ok. Prototipo di Oseram. Secondo me questo gancio può attaccarsi alle cose. E il meccanismo le tira via. Sembra rotto, ma forse possiamo ripararlo? Aggancialo alle macerie. E poi tiro. Se sei uno cocciuto, sì. Se sei uno cocciuto, sì, Feredeso. Forse si può esaminare il campo e trovare qualcosa per riparare l'attrezzo. Il mio focus ha trovato qualcosa di interessante. Quello viola là, sì. Andiamo a vedere. Che oggetto è? L'acido gli ha bruciato la corazza. Oh. Parte di una macchina. Può tornare utile. Ok. Ah, aspetta, ci sta pure qualche altra cosa là. Vediamo qui. Un cavo di macchina, meglio di una fune. Bene. Ah, ok, beh. Per riparare l'attrezzo o perfino per creare qualcosa di meglio. Fidati, questo sarà questo banco da lavoro. Allora, rampino. Ok. Una versione migliorata dello strumento sperimentale di uno scavatore che può agganciare e tirare gli oggetti, permette anche di appendersi a punti specifici. E lo creiamo. Molto comodo. Rampino ce l'abbiamo. Allora, premi L2 e tieni premuto il triangolo. Ok, ma dobbiamo trovare bene il punto dove lanciarlo. Allora, se ho un rampino, direi che dobbiamo fare qua così. Ok. Vai. Ce l'abbiamo fatta. Ora quest'altro. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Meglio del previsto. E mia sorella. Mia sorella maggiore. Non sarà facile trovare una via d'uscita. Devo esaminare l'area. Non possiamo restare bloccati qui. Moderatrice ed editor del canale pure. E questa? Tieni premuto R3 per entrare in modalità focus. Ok. Questo non è servito. E questo a cosa serve? Una scansione. Vediamo. Di solito però utilizzare questa avanti a un nome non è una cosa molto buongiorno. Molto carina, Feredeso. Accogliervi qui. Di solito si chiede Yolanda, una tua conoscente. Questa Yolanda non è tanto conto, costruito bene come frase. Diciamo verso le stelle, anche se dobbiamo viaggiare 8.6 anni luce prima di arrivarci. Prego, proseguite nell'auditorium, dove vi sveleremo i nostri piani. Ok. Chissà cosa c'è in questo auditorium. Lo scopriremo presto. Ah, è così allora, vaffanbagno. Wow, ha funzionato. Capito. Molto utile quel rampino. Capito. Peccato averne solo uno. No. Oh. Ah,
Pensavo che dovesse tirare fuori di nuovo il rampino. E allora è normale, salta, ok, per... D'accordo, dai. Vabbè. Ok, ho capito. Allora, premi L3 mentre ti muovi per scattare, premi X durante uno scatto per saltare in lungo. Vabbè, ok. Ok, e ci sta. Queste sono le cose basilari. Vabbè, per ora mi sta facendo fare una sorta di addestramento, dai, ho capito. D'accordo. Bene, devo calare la scala per Varl. Ah, ok, caliamola. Vai. Varl. Puoi salire, Varl. Muoviti, dai. Grazie. Forza. Ok, andiamo. Allora, apri porta. Che sono tutti questi puntini luminosi? Lucciole? Umani, Homo sapiens. Ancora tu. Noi. Da sempre ci spingiamo oltre i limiti come esploratori, pionieri, apripista. E ora Farzenite compirà il prossimo balzo nel futuro. Siamo orgogliosi di aver fatto risorgere l'Odissea. Ciò che i governi hanno abbandonato in orbita sarà realizzato da Farzenite in meno di un decennio. Ed è solo l'inizio. Una volta completata, manderemo l'Odissea e il suo equipaggio dove nessuno è mai stato prima. Quindi hanno mandato un'astronave su un altro pianeta. Quindi non sono rimasti tutti qua durante la catastrofe. Laggiù fonderemo la prima colonia umana extrasolare. Il viaggio dell'Odissea durerà almeno 3 secoli. Ma ogni volta che guarderemo il cielo, le augureremo buon viaggio. E come disse il nostro fondatore, il compianto Peter Shivumbe, la vera forma dell'immortalità è... Dati danneggiati. Fine riproduzione. A quanto pare sì. Volavano nel cielo? Tra le stelle? Beh, sì. Io le mica fai solo dolci su ordinazione. Quella nave, l'Odissea, non raggiunse mai l'altra stella. Qualcosa andò storto e esplose. Ah, forse non è partita più. Vuoi dire che questa è la nave? O questa è un'altra nave? Per questo Elizabeth gli diede una copia di Gaia. No. Per la colonia. Una nave è partita, forse le altre non sono riuscite a partire. Errore. File presentazione pubblica danneggiato. File reclutamento disponibile. Si desidera riattivare? Sì, riattiva. Che altro hanno da dire? Conosciamo le previsioni. Instabilità economica. Ulteriori pandemie. IA fuori controllo. A quando una catastrofe che comporterà un rischio inaccettabile per l'elite mondiale? Per noi bisogna sfuggire all'inevitabile. Perciò puntiamo alle stelle. Avete visto cosa stiamo creando? L'infrastruttura necessaria a costruire l'Odissea. Un centro dati allo stato dell'arte per favorire il progresso tecnologico. E avete visto come gestiamo la percezione pubblica. Investite. Unitevi a noi. Prenotate un posto sull'Odissea. Salvate il vostro stile di vita dai problemi che affliggono la Terra. Sì, il mondo stava per finire. Ma non sapevano... come? Quindi tutto quello che dicevano riguardo al futuro dell'umanità non era vero. Questa gente pensava solamente a salvarsi la pelle. Che sì, ti credi? Beh, e non è servito a niente. Quell'Oswald ha parlato di un centro dati. È sfuggito per una parte, non ho capito se un'astronave è partita o alla fine non è riuscito a partire. Andiamo, la copia potrebbe essere là dentro.
Mi è sfuggito prima mentre lo stava spiegando. Non ho capito se un'astronave è partita oppure no. Non ce la faremo a nuoto. Troveremo un altro modo. Forza.